Carissimi amici di GRP, ci troviamo al nostro consueto appuntamento con i consigli del dottor Luigi Torchio, che io saluto. Buongiorno a voi. E buongiorno a lei, come sapete già, medico chirurgo specializzato in medicina dello sport, omeopata e studioso di medicine naturali. Dunque, dottor Torchio, l'argomento di oggi è un argomento che ricopre sia la sfera femminile che maschile, in particolare quella femminile. Però andiamo anche a toccare, diciamo, una bella fetta di quella maschile, cioè i capelli e le unghie fragili, la perdita dei capelli, le unghie che si spezzano. Partiamo dai capelli. Come mai si indeboliscono, si spezzano? Addirittura, cioè, possiamo avere una caduta del capello. Al di là dei fattori genetici che riguardano soprattutto l'uomo, vuol dire Certo. che a un certo punto i nostri capelli devono cadere perché così il DNA ha predisposto, sicuramente lo stress, per esempio, è una delle cause principali della caduta dei capelli, ma anche patologie più gravi come per esempio l'ipotiroidismo, che è caratterizzato proprio da un indebolimento e dalla caduta dei capelli, così come possiamo avere poi ancora dei problemi quasi fisiologici come la menopausa. Purtroppo con la menopausa una parte dei capelli tendono a cadere anche nella donna. Poi ci sono tutta una serie di patologie che riguardano l'intestino, perché ovviamente i nutrienti che vengono assorbiti dall'intestino sono fondamentali, per cui tutti coloro che soffrono di problemi intestinali, intolleranze alimentari, addirittura cose più gravi come la celiachia o anche solo dismicrobismi, quindi alterazione della flora batterica con disturbi digestivi, possono avere un minore assorbimento di vitamine e sali minerali e questo si ripercuote immediatamente su unghie e capelli. Certo. Poi ti potrei ancora dire che ci possono essere poi malattie proprio del cuoio capelluto legate a funghi o malattie dermatologiche, in questo caso entriamo nelle cose più specifiche. Per quanto riguarda invece le unghie. Ecco, le unghie vale un po' lo stesso discorso, anche se qui ovviamente come dei prodotti degli shampoo non adeguati possono alterare il capello, sulle mani la situazione peggiora perché l'esposizione a prodotti chimici per chi lavora Molto più è frequente, molto molto più più frequente facile. rispetto ai capelli e quindi dobbiamo anche valutare il tipo di lavoro e l'utilizzo dei prodotti chimici che vengono a contatto con le unghie. Sicuramente anche qui l'alimentazione è fondamentale, noi dovremmo garantire al corpo tutti i nutrienti e le vitamine possibili e immaginabili e quindi insisteremo sempre su una dieta equilibrata con abbondante frutta e verdura, sali minerali, magnesio, potassio, calcio, la frutta secca in guscio che è un ottimo integratore per tutta una serie di nostre problematiche, ma ricordiamo che dobbiamo curare quindi anche la salute dell'intestino. Dopodiché possiamo utilizzare degli integratori, quindi escluse le patologie che abbiamo detto, che vanno curate, possiamo utilizzare degli integratori. Integratori che sono, possono essere a base anche di semplici cereali come l'estratto di miglio, che è Certo, sì. particolarmente ricco, dei precursori della cheratina, che è la proteina della pelle, delle unghie, dei capelli. E poi abbiamo ancora ovviamente tutta una serie di prodotti che sono per così dire ricostituenti e ricchi. Io vi cito la pappa reale che è un Certo. miracolo della natura, ma abbiamo l'equiseto che tra l'altro è utile anche per l'osteoporosi, l'avena al miglio, sono ricchissimi minerali, l'eleuterococco e tutta la famiglia delle alghe. Ti ho citato anche le alghe Klamath che sono alghe di acqua dolce molto molto ricche di minerali utili Sì. per E i capelli. invece per quanto riguarda delle cure fai da te che possiamo farci in casa? Allora, una cosa che si può fare che è veramente una cura fantastica è prendere del rum, quello proprio scuro che viene fatto con lo zucchero di canna, quindi color caramello, e mettere in questo rum ortiche fresche che adesso le troviamo, mettiamo sia le punte che le radici ripulite dalla terra, si lascia un mese a formare questa tintura madre che poi deve essere torchiata. E otteniamo così una lozione che andrebbe mescolata con un olio emolliente. Possiamo mettere un cucchiaio o due di questa rum e ortica, chiamiamolo così. Poi mettiamo un cucchiaio di olio di lino o di olio di ricino, che sono particolarmente indicati per la crescita. E
e poi mescoliamo il tutto con un po' di balsamo, proprio perché poi sarà più facile eliminare l'olio quando laviamo i capelli. Mescoliamo in un applicatore, lo applichiamo sulle radici, lo massaggiamo leggermente, delicatamente sui capelli e lo manteniamo per almeno un'ora prima di lavarli. Ok, questo un impacco. È un impacco eccezionale. Poi possiamo utilizzare anche il miele, lo yogurt magro serve per ripristinare la flora batterica, perché i suoi fermenti vanno a combattere miceti, funghi che possono irritare e disturbare. Comunque abbiamo tanti rimedi da poter fare in casa, ma la cosa più importante è pensare di essere costanti, perché i capelli, anche nell'assunzione delle semplici vitamine, richiedono costanza, come un po' tutto, se vogliamo far funzionare le cose. Dottor Torchio, grazie per i suoi consigli. A casa vi ricordo che, nel caso vi foste persi una delle puntate precedenti o voleste rivederne alcune, basta andare su YouTube e digitare i consigli del dottor Luigi Torchio per poterle rivedere. Buon proseguimento!